vision on the Tooling Country Road. Lord, I pray, let them be saved. Federico Morpio, il protagonista del brevetto del GECO, è un artista, o vorrebbe tanto esserlo, ha puntato tutto su questo, però ormai ha 40 anni e comincia a chiedersi se è veramente un artista, perché non ha alcun successo, non riesce a piazzare le sue opere, a venderle, prevalentemente fa dei video, fa dei ritratti delle persone, un po' come sono io qui in questo momento, però lui è come se li avvicinasse, no? E li avvicina sempre di più, fino a inquadrare un pezzettino di pelle, ancora più vicino, un poro della pelle, dove dentro abitano i demodeci, che sono degli acari, degli esserini che abbiamo tutti. E naturalmente le persone non sono molto contente di farsi fare dei ritratti che mostrano gli esserini mostruosi che abitano nella loro pelle, nella nostra pelle di esseri umani, e quindi non riesce a venderli. E questo fa, però è una persona che crede nell'arte, ecco, io non ho voluto prenderlo in giro, è sfortunato ma ci crede molto e l'ho descritto anche con rispetto, con compartecipazione, ho cercato di medesimarmi in lui e nella sua sfortuna. I ritratti nella letteratura sono diventati qualcosa di strano, perché una volta erano descrizioni dalla testa ai piedi, si faceva addirittura nel Medioevo una cosa che gli studiosi hanno chiamato il canone lungo e il canone breve. Il canone lungo era descrivere, per esempio, i maschi sono i soliti fissati, una bella donna dalla testa ai piedi, raccontando e descrivendo tutti i particolari. Il canone breve era più censorio, si nominavano gli occhi, la bocca, le mani, al massimo il candido pie, il piedino con la pelle bianca. Beh, insomma, invece poi ci sono stati i ritratti anche lì, in piedi, i ritratti statici. Ormai non si fanno più i ritratti statici, le persone si mostrano in azione, si rivelano per il loro comportamento. In letteratura spesso non si ritraggono più le persone, cioè non le si descrivono nelle loro fattezze, anche perché è difficile rendere incisivamente, efficacemente un volto con le parole. Almeno io in questo libro, nel brevetto del GECO, alcuni personaggi proprio non li ho descritti per nulla, non ho detto come sono fatti in faccia, alcuni sì, altri no, vanno fantasticati, immaginati dal lettore a partire dai loro comportamenti, perché direi che più, ecco, se dovessi dirlo con una frase sola, il ritratto in letteratura si è spostato dal nome, dai sostantivi e gli aggettivi ai verbi. Cioè, le persone sono fatte di verbi, di quello che fanno, di come si muovono, di come amano, di come irrompono, di come spariscono, e non di guance, di nasi adunchi o di labbra tumide, no? Non si usa più. La fotografia e il cinema hanno fatto tramontare il ritratto? Beh, forse sì, però anche c'è una diffidenza per l'apparenza, c'entra anche molto la psicoanalisi, c'entra anche molto in generale la psicologia, le classi sociali, l'ipocrisia sociale. Alla fine la letteratura, se ha ancora un senso, è perché prospera sull'ipocrisia, nonostante noi crediamo di dire tutto. Anche sul sesso, la pornografia che spalanca proprio anche alla lettera tutto quello che c'è da spalancare e lo mostra, ma nonostante tutto c'è tanta reticenza, non si dicono le cose primarie, non solo quelle sordide, anche quelle sublimi. È difficile avere il coraggio di dire delle cose alte, belle, c'è bisogno di un poeta per dire mi illumino d'immenso. Quella poesia si intitola Mattina, ha una data precisa, un luogo, Santa Maria la Longa, gennaio 1917, 26 gennaio. Cosa vuol dire? Che quella mattina lui si sentiva così. E anche lì non c'è
tanta gente che ha il coraggio di dire oggi mi sento attraversato dalla luce, che mi fa perdere i miei confini, mi illumino di me. Lui l'ha detto benissimo, nessuno di noi saprebbe dirlo così bene, ma non è solo il saperlo dire, è avere il coraggio di dirlo. E quindi, ecco, tornando ai ritratti, non è solo ritrarre come sono fatte le persone, ma cosa gli passa per la testa e quali sono le vere motivazioni, le motivazioni delle azioni, più che i ritratti e le azioni, le motivazioni. Queste cose qui sono ancora coperte da una grande crosta di ipocrisia, grazie al cielo, se no noi narratori non avremmo proprio, saremmo senza lavoro. I got everything, I got you. Il mio libro, il romanzo in particolare, questo romanzo, Il brevetto del geco, è provocatorio, è un aggettivo che mi sento a volte sì attribuire per quello che faccio, ma non solo io, secondo me è un aggettivo pigro, ecco. Non vuol dire nulla provocatorio, come dire strano, cos'è strano? Boh, sì, è tutto e niente, sono aggettivi sfocati. Io non scrivo per essere uno che provoca le persone, semmai per farle pensare, per farle ridere, piangere, per farle commuovere. In questo libro io immagino un movimento di cristiani sovversivi, non l'ho fatto con provocazione, l'ho fatto con grande rispetto per la religione e per la sua attuazione reale. Io penso, posso immaginare che se il cristianesimo, il cattolicesimo, che in fin dei conti è ancora insomma la religione la più diffusa nell'Occidente, nel nostro Occidente, in Europa, in Italia, maggior ragione, se fosse attuato per quello che veramente predica e dice con coerenza, sarebbe sovversivo, perché non esisterebbe più il capitalismo, molte leggi che noi abbiamo sarebbero cancellate, nel bene e forse nel male per molti di noi, sarebbe una sciagura, sarebbe un toccasana per altri, sicuramente scuoterebbe dalle fondamenta l'organizzazione della vita così com'è, e quindi il cattolicesimo o il cristianesimo è sovversivo, per esempio. Io non credo di dire nulla di provocatorio in questo, ma semplicemente di descrivere, insomma, forse, ecco, mi si potrà dire non sono d'accordo con te, ma non voglio provocare, ecco, mi sembra che l'arte in generale non debba provocare, un misero risultato provocare. Il brevetto del geco si intitola così perché il geco ha una virtù, una caratteristica: i suoi polpastrelli sono fatti di milioni di minutissime ciglia che riescono ad aderire a tutte le superfici o quasi, non perché hanno delle ventose o perché se cernino dei liquidi collosi, ma perché con la polarità delle forze elettrostatiche di fatto ottengono un effetto magnetico sfruttando delle minutissime forze che sono quelle intermolecolari, le cosiddette forze di van der Waals. Lo so, è complicato, infatti gli scienziati l'hanno scoperto solo da pochi anni, e con questa caratteristica il geco riesce a arrampicarsi e aderire a qualunque superficie. Bene. La protagonista di Il brevetto del geco è come se fosse un brevetto, no? Si è inventato un dispositivo tecnologico, l'ho chiamato con una forzatura Il brevetto del geco. La mia protagonista, Adele, scoprendo questa cosa, diventa creazionista. Pensa che una cosa così prodigiosa non possa essere soltanto il frutto dell'evoluzione, e anche se lo è, comunque pensa che ci sia un disegno intelligente, come si usa dire da qualche anno, e di fatto si converte grazie al geco, passando attraverso questa minutissima cosina quasi invisibile, le setole, le microscopiche setole del geco, si converte, e questa piccolissima cruna, varco attraverso cui passa, si allarga enormemente fino a diventare un movimento che dilaga in tutto l'Occidente, i cristiani sovversivi. Head on collision on the tooling country road. Lord, I pray, let them be saved.